Saluto e ringrazio l'associazione Carena che insieme alla Voce della Scuola, Rotary Giuliano, Age Liternum e alla Cattedra UNESCO Federico II hanno organizzato questo evento. È molto importante promuovere la cultura della salute, del benessere della persona, soprattutto per quanto riguarda i giovani. In questo senso lo sport, l'attività fisica e una corretta alimentazione sono aspetti fondamentali strettamente connessi tra loro. Con l'approvazione in questa legislatura della modifica dell'articolo 33 della Costituzione è stato riconosciuto il valore educativo e sociale della pratica sportiva, sottolineandone inoltre la correlazione con la salute, intesa nella sua più innovativa concezione di benessere psicofisico. Tra gli obiettivi di questo ministero c'è il rilancio dello sport scolastico. Con l'introduzione dell'insegnamento di 2 ore settimanali di educazione motoria nelle classi quinte e quarte della scuola primaria da parte di docenti specialisti, abbiamo raggiunto un primo traguardo molto importante. Ora miriamo a estendere gradualmente l'insegnamento dell'educazione motoria anche ad altre classi della scuola primaria. Come Ministero dell'Istruzione e del Merito abbiamo inoltre inserito l'educazione alimentare nelle linee guida dell'educazione civica per promuovere la cultura del cibo e un'alimentazione sana e sostenibile nel sistema educativo di istruzione e di formazione italiano. È prioritario far capire ai giovani come le scelte alimentari che facciamo influiscono sulla crescita, sulla salute e sul loro futuro. Auguro a tutti un buon lavoro.